La fine della storia d'amore tra Ada Jespica e Jeppy Lama era nell'aria, ma poche ore fa è stata proprio la showgirl a pronunciare la parola basta. Dopo aver atteso invano che il fidanzato le telefonasse in diretta TV e aver letto la sua lettera, Aida si è infuriata. Ha impiegato qualche ora a metabolizzare l'accaduto, per poi decidere che troncare quel legame rappresenta la scelta più giusta, almeno in questo momento. È stata lei stessa a confidarlo a Ignazio e Cecilia. No, non gli scrivo alcuna lettera. Basta. Non ho voglia di pensarci, penso a me. Sono solo 2 mesi che stiamo insieme, capisco la gelosia, ma poteva risparmiarselo. Non ho fatto niente. Sono più i giorni che ho vissuto qui che quelli che ho trascorso con lui. Adesso voglio stare da sola con mio figlio. Sono un disastro con le relazioni. Finisco una storia ed entro subito in un'altra relazione. La mia storia precedente era finita 1 mese prima che conoscessi Geppi. Sebbene sappia di aver involontariamente arrecato sofferenza ad Aida, Jeremias sembrerebbe essere deciso a continuare nella sua strategia di conquista. Il fratello di Belen Rodriguez ha negato con sicurezza di aver baciato la compagna di gioco conosciuta Grande Fratello VIP, confermando la versione dei fatti resa dalla showgirl. Dopo aver appreso dalla sorella la decisione della Jespica di considerare chiusa la relazione con Lama, però, sembrerebbe aver deciso di farsi avanti. Stavo pensando ad Aida. Vorrei dire un sacco di cose, cose belle per lei, ma dopo quello che è successo ieri. Vorrei fare l'uomo in maniera diversa, non così. Per il momento, Jeremias ha deciso di restare al suo posto, senza tentare ulteriori approcci che rischierebbero di infastidire la Jespica e metterla in una posizione difficile. Proprio oggi, prima che la donna decidesse di concludere la relazione con il fidanzato, le aveva confessato di essere dispiaciuto per come erano andate le cose, aggiungendo di aver compreso la rabbia del suo compagno. Io lo posso capire. Sono in un'altra situazione, quindi mi faccio un problema fino ad un certo punto. Mi dispiace se ti ci resti male. Nella casa del GF VIP, però, tutto funziona a velocità diversa ed è possibile che tra i due possa ancora nascere qualcosa. Chi se ne frega?